Buongiorno, per me oggi è un piacere enorme essere qui, nella veste di sindaco però. La fascia da presidente della provincia l'ho delegata a un consigliere comunale che siede con me in consiglio provinciale e ci tengo a dirlo e ad accogliervi con tutti gli onori e con tutta l'importanza che questa manifestazione necessita di avere. Il mio ringraziamento particolare va al generale che è qui con noi, il generale di squadra aerea Franco Girardi. Voi sapete che non sono molto avvezza alle cerimonie militari, imparo con voi di volta in volta e voi avete sempre la cortesia e la carineria di insegnarmi e di portarmi per mano. Per me oggi è un momento importantissimo perché tornare qui dopo 5 anni, quando 5 anni fa, nel 2010, quando con un'altra amministrazione, un altro ruolo, l'associazione dell'aeronautica, associazione Arma Aeronautica Cisterna, era riuscita a regalare e a installare questo aereo che sono costretta a leggere perché non essendo io un militare ho delle difficoltà tecniche importanti. Oggi, dopo 5 anni, siamo qui di nuovo a ricordare quello che è il sacrificio dei nostri militari, l'impegno quotidiano e costante, il valore del servizio della patria, la gioia che tutti i nostri ragazzi, i nostri uomini, le nostre donne impiegano quotidianamente per servire ogni cittadino italiano. Difficilmente io vengo tradito dall'emozione, ma ultimamente, da quando l'impegno politico e amministrativo si fa sempre più duro e da quando abbiamo iniziato a toccare con mano veramente quello che significa essere al servizio della gente, anche la sottoscritta deve essere, come dire, aiutata e sostenuta anche per dire 2 piccole parole. Il ringraziamento più grande va a voi che siete sempre al nostro fianco, alle associazioni, a tutte le forze dell'ordine, alla rappresentanza del viceprefetto. Siamo tutti qui, sempre, schierati, vicini, uniti, perché l'obiettivo comune è quello di servire ogni nostro cittadino e farlo nel modo migliore possibile e farlo con il sacrificio più grande. Farlo quotidianamente con gli strumenti che noi possiamo utilizzare ciascuno nel proprio lavoro e nella propria opera. Poi un grazie particolare va ai ragazzi che hanno avuto la fortuna di partecipare a questo concorso e di avere anche questo rapporto diretto con l'aeronautica militare e di farlo all'interno della vostra scuola, che è il nostro istituto superiore intitolato Ramadun. Un altro dei nostri ragazzi che si è impegnato, ha avuto purtroppo, ha perso la vita in missione. Dare tutta la manifestazione e va personalmente in qualità di sindaco e quindi come rappresentanza di tutto l'ente a Amerigo Morgante, che ha avuto la cortesia, la forza, la voglia di collaborare con noi e di portare avanti ogni dettaglio di questa manifestazione. Noi siamo qui oggi anche per ricordare un monumento che è stato dedicato al capitano pilota Mauro Corselli, che come si ricordava prima era un ufficiale in servizio dall'86 all'88, l'anno in cui è scomparso. Apparteneva al 70° stormo in qualità di istruttore di volo. È defunto durante un volo addestrativo che è decollato dall'aeroporto Comani in modalità di reciproco con il collega capitano Armando Renzi. Io credo che queste vite sacrificate per noi tutti non debbano essere ricordate solo in cerimonie commemorative come questa, ma ogni giorno, tutte le volte che noi affrontiamo il nostro servizio quotidiano, dobbiamo ricordare che c'è stato qualcuno prima di noi
che con il sacrificio più grande della vita ci ha consentito di portare avanti alcuni valori e di farlo quotidianamente con onestà, con trasparenza, con umiltà e con grandissimo senso dell'orgoglio. Con questo vi saluto e vi auguro buonissima giornata.